Intrepido Sport presenta Napoli campione, un sogno azzurro. I gol più importanti della stagione del Napoli scandiscono il sogno azzurro minuto per minuto. Quando è cominciato il sogno azzurro? Non subito, perché tutti guardavano inizialmente alla Roma, dopo gli exploit di primavera, o alla Juventus, campione in carica, o all'Inter edizione Trapattoni, o al Milan, targato Berlusconi. Poi però, passate le prime giornate, con il puntuale avvio a tutto gas della Juve, ecco il quarto turno. Il Milan è il primo a fermare la Juve sul pareggio. La Roma frana a Milano con l'Inter, mentre il Napoli, in casa col Torino, ha i suoi problemi. È in svantaggio, addirittura, quando gli viene assegnata una punizione raccontata da Claudio Ferretti. Il calcio di punizione battuto da Maradona, gol! Bagni in rovesciata, c'è stato il calcio di punizione di Maradona, un colpo di testa in area di rigore per Bagni, molto bella la sua rovesciata direttamente a rete da posizione centrale, 1-1. Poi la rimonta viene completata qualche minuto dopo. Attenzione Enrico, ti chiedo scusa, Napoli in vantaggio, siamo al quarto d'ora del primo tempo con Ferrara. C'è stata una mischia paurosa in area granata con tutta una serie di tiri a rete e arrivava Ferrara in corsa da lontano, ha sparato direttamente a rete un pallone sul quale Lorieri davvero in questa circostanza non ha potuto nulla. Il 26 ottobre, settima d'andata, c'è Roma-Napoli. 0-0 il primo tempo. Poi Napoli in gol con Maradona e siamo nemmeno al primo minuto di gioco. Giordano lo ha pescato, smarcato in area di rigore con uno spiovente, ha controllato un attimo di sinistro Maradona e ha messo dentro. Napoli 1, Roma 0. L'aggancio è cosa fatta. Napoli e Juve in testa alla pari. E alla pari le due grandi arrivano al confronto diretto il 9 novembre. La signora colpisce per prima con Laudrup al 50°. Ma la partita è ancora tutta da giocare. Stiamo giunti così al 27° del secondo tempo con la Juventus in vantaggio per una rete a zero. Parte il tiro di Romano, il pallone spiove in aria, colpi di testa, difensori, il pallone sta quasi rete, rete! Ferrario, gentili ascoltatori, è l'autore di questo gol che è stato un po' pasticciato. Non passa un minuto che Ameri deve chiedere nuovamente la linea. Attenzione, Napoli in vantaggio! Una mezza rovesciata di Giordano ha consentito al numero 9 della formazione azzurra di portare in vantaggio la propria squadra. La squadra di Bianchi, insomma, è in testa e incrementa anche il suo vantaggio. Soltanto la sconfitta di Firenze e il recupero dell'Inter rimettono in forse il titolo d'inverno. Ma all'ultima d'andata, con l'Ascoli arrivano i due punti della sicurezza, mentre Elkier ricaccia indietro i nerazzurri. Ed è un giocatore validissimo della seconda linea a sbloccare. È Muro, è Muro, è stato smarcato in piena area.